Si è tenuto ieri a Sassari un incontro fra i residenti del quartiere Monserrato Rizzeddu e quattro assessori del comune. Molti i problemi posti dal comitato, alcuni ormai annosi. Ce ne parla nel servizio Emanuele Floris. A questo punto non è più il comitato di quartiere a sé che si sta lamentando, ma è tutto il quartiere. Monserrato Rizzeddu incontra gli assessori del comune. Un lungo elenco di problemi da una parte e la buona volontà dall'altra, ma i punti critici, dal presunto inquinamento elettromagnetico al verde da riqualificare, si trascinano da anni. Noi non stiamo dando colpa a questa amministrazione, ma a tutte le amministrazioni che sono venute prima di queste. A questa amministrazione chiediamo solo che venga risolto almeno qualche problema, perché in questo quartiere ce ne sono tantissimi di problemi e stanno andando e peggiorando. Qualche spiraglio si vede in termini di viabilità, uno degli aspetti più contestati. Perché diventerà una delle zone 30, è già stato interessato da altri interventi da poco, come quello della rotatoria che è stata fatta qua vicino, quindi diciamo che è un quartiere oggetto di attenzione. Non mancano i momenti di tensione con i cittadini e gli assessori, che paiono entrambi frustrati perché non capiti. Perché in questi ultimi 4 anni abbiamo messo quasi 12 milioni sulle strade, 1,6 milioni l'abbiamo messo proprio ieri, però chiaramente saltano sempre fuori nuove esigenze, nuove criticità. Intanto mancano spazi per anziani e giovani e la dispersione scolastica, la fa ormai da padrona nel quartiere.